La prestigiosa cornice dell'Aula Magna dell'Università di Padova ha ospitato il Galà dello Sport Veneto, indetto dal Comitato regionale del CONI per la consegna delle benemerenze d'oro e d'argento, con le stelle al merito sportivo, le palme al merito tecnico e le medaglie al valore atletico, elargite a dirigenti, atleti e allenatori delle sette province venete. Un evento ideato dal presidente del CONI Veneto, Gianfranco Bardelle, nel ribadire che il Veneto è la terza regione in Italia per diffusione, organizzazione sportiva e risultati conseguiti nei campi di gara. Oggi premiati 62 atleti in una prestigiosa sala, quella dell'università. Ma certamente questo è molto importante. L'università ci ha dato la possibilità di festeggiare questi nostri grandi attori dello sport della nostra regione, che si fa valere anche in momenti così difficili, complicati, dove mancano risorse, mancano gli sponsor, però per merito di queste persone che sono dei volontari dello sport, portano avanti i valori e, come dico, sono valori che dobbiamo sempre ricordarci. Lo sport non è solo il divertimento di persone come noi, ma porta avanti i valori dell'economia, della sanità dei nostri ragazzi, e credo che questo sia molto molto importante riconoscere. Lo sport nel Veneto ha un grande valore sociale, economico, combatte l'assentismo dei ragazzi, li porta via dalla strada per farli divertire e poi diventare grandi atleti di un'Italia sportiva. Alla cerimonia nell'affollata Aula Magna del Palazzo del Bo c'erano il rettore Rosario Rizzuto, che ha fatto gli onori di casa, l'assessore regionale allo sport Cristiano Corazzari, l'assessore allo sport del Comune di Padova Diego Bonavina, con loro anche l'onorevole Daniela Sbrollini, in rappresentanza del ministro dello sport Luca Lotti, che ha posto l'accento su come il ruolo dello sport sia tornato ad essere primario. Nel salutare i tantissimi presenti, il presidente Bardelle ha voluto ribadire che si tratta di un momento emozionante nel festeggiare i campioni veneti di fronte anche ai sette delegati provinciali del CONI. Oggi il Galà dello Sport Veneto all'Università di una realtà di 571.000 atleti, che è il cuore pulsante del Veneto. Sì, perché dietro ai risultati meravigliosi dei nostri atleti alle Olimpiadi e nelle competizioni nazionali e internazionali c'è un mondo che è il mondo dello sport di base. Lo sport è nelle corde del popolo veneto, dei veneti. I valori incarnati dallo sport, quelli del sacrificio, della fatica, del lavoro, dell'agonismo, della determinazione, sono valori che sono ben conosciuti dalla gente veneta e dei veneti e li manifestano perfettamente nello sport. I risultati non arrivano per caso e la Regione Veneto vuole essere vicina come istituzione, attraverso le proprie politiche, a questo mondo dello sport. La consegna delle 62 benemerenze hanno messo in luce la consistenza del grande pianeta sportivo del Veneto, così come quello della disabilità rappresentato dal presidente del CIP Ruggero Vilnai e dall'olimpionico del nuoto Francesco Bettella, alle coinvolgenti premiazioni degli atleti, dei dirigenti e dei campioni veneti. Tra i premiati anche alcune società sportive che hanno fatto la storia dello sport, come il CUS Padova, la Padova Nuoto, il Rugby Milano 1957. Un immenso pianeta al quale si è rivolto lo stesso presidente del CONI, Giovanni Malagò, che a Padova ha anticipato alcune nuove opportunità per il Veneto negli sport invernali. L'appuntamento di Cortina, finalmente, dopo molte discussioni, anche polemiche che non mancano mai nel nostro paese, c'è una barca che è stata varata con un comandante, che è Alessandro Benetton, che si sta dedicando, una missione legata a una persona seria, Paolo Nicoletti, tutta una squadra che sta facendo, con una legge finanziaria che ha, diciamo, sottolineato l'impegno economico degli investimenti sia per la parte sportiva, piste di sci, la vertigine, la strada per arrivarci, le piazzole di parcheggio, tutti i supporti, eccetera, ma anche e soprattutto con l'ANAS che ha investito, mi sembra, 160 milioni per aspetti infrastrutturali della città di Cortina. Si parla di un'ipotetica Olimpiade 2026 con una candidatura delle Dolomiti proprio, da Belluno a Bolzano Trento. Guardate, oggi ero a Trento, ho visto il presidente della provincia e più o meno si è parlato di questo. Adesso vengo in Veneto e la domanda è la stessa. Ieri ero a Milano, idem come sopra, e una settimana fa si parlava in Piemonte. La verità è che l'Italia ha 4, 5, forse anche, diciamo, 6, tra virgolette, possibilità per ospitare una manifestazione invernale e tutte le regioni del nord sono disponibili.
Galà dello Sport Veneto, conclusosi con l'immancabile foto finale delle rappresentanze di atleti, dirigenti e società con i rispettivi 7 delegati provinciali del CONI, per dare lustro ai risultati ottenuti dagli atleti del Veneto.